6.000 aziende e 9.000 lavoratori impegnati. Sono i numeri della CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani, dopo la fusione tra le realtà di Padova e Rovigo, che incoronano la nuova realtà di queste due province come la più forte del Veneto, che si appresta ad affrontare le due principali sfide del 2024. Una è l'intelligenza artificiale e l'altra è la coesione sostenibile. Ecco, noi come associazione stiamo portando avanti questi due temi importanti per dare supporto alle aziende, per far sì che le aziende possano avvicinarsi sempre di più all'intelligenza artificiale e per vederla come uno strumento importante di crescita per le nostre aziende artigiane. Non solo sono stati capaci di adattarsi, ma sono anche stati capaci di introdurre modelli nuovi a cui altri non avevano pensato. Basti vedere che dopo la pandemia, molte imprese artigiane erano già pronte a ripartire, ma avevano cambiato l'oggetto sociale, avevano inserito nuovi servizi al loro interno. Nel CNA Day 2023, la settima edizione, premia 24 aziende di Padova, Rovigo, dell'Alta Padovana e della Bassa Padovana e poi premia il pensionato e il dipendente dell'anno, alle aziende femminili, a quelle giovani e sostenibili, il tutto nell'affascinante contesto del Teatro Verdi di Padova. Premiamo 24 imprese dove hanno saputo nel 2023 lavorare con quello che ci contraddistingue noi, l'essere artigiano, la passione, la resilienza, il nostro saper fare e la nostra voglia di fare. Dove c'è un problema, per noi non è un problema, è una situazione difficile che sappiamo sempre come trovare la strada giusta per risolverla e per andare avanti. È meglio conoscere un buon falegname che un cardiochirurgo perché è difficile trovarli, per cui è grande, si adattano sempre. Penso abbiano anche un periodo molto intenso e efficiente. Con tutto quanto, con quello che è successo all'inizio, al 110%. È un settore trainante l'artigianato dell'economia veneta. Ora, credo che le fusioni in questo caso debba avere la capacità di mettere a valore tutte le peculiarità di un territorio. E poi spazio all'imprenditoria femminile. Il territorio di Rovigo porta in dote una presenza importante in questo settore. Anche le nostre imprese femminili, perché ce ne ha anche un ramo che parla praticamente CNA Impresa Donna, costituito dall'imprenditoria femminile. E è molto presente nel territorio.